E allora abbiamo in diretta il nostro musicista direttamente da voi. L'abbiamo beccato perché stava girando attorno ai baretti. Io stavo provenendo da lì. Ho detto: scusami, tu sei Mattia De Simone, quello che è stato da voi? Sì, ma che fai con la chitarra? No, sto venendo, stavo provando con degli amici. Ma perché non vieni in radio? T'ha preso, beccato e portato qui. Ciao Mattia De Simone. Ciao, ciao a tutti. Ciao, buongiorno a tutti. Avvicinati al microfono che ti sentono. Eccoci. Allora, io ricordiamo ancora le parole di J-Ax, e purtroppo ti hanno lasciato da solo con lui, con la volpe e l'uva. Lui aveva necessità di avere una voce graffiante, andava bene chiunque altro, ma non tu, che invece sei un cantante molto country, possiamo definirti così? Sì, sì, assolutamente, però ovviamente ognuno fa le sue scelte. Lui voleva una voce un pochettino più graffiante, come mi ha anticipato, insomma, e quindi... Senza voler entrare nelle more di quello che è stato poi il programma Voice, dal quale poi, ahimè, voglio dire, non hai preso il volo perché ti hanno un attimino sentito, cioè chi ti voleva assolutamente, e ci abbiamo anche parlato, che era Noemi, no? Beh, sì, più o meno, sì, l'abbiamo voluto vedere, insomma, in televisione, la ringraziamo comunque, sarà per la prossima volta. Ecco, Noemi era una di quelle che ti avrebbe preso a bordo, il problema è che sei arrivata alla fine. Quello sì, è il problemone, diciamo. Quindi praticamente quelli che c'erano prima erano stati già scelti. Chi è rimasto alla fine, bravi 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 eravate tutti quelli che avevate, c'era un solo posto e dovevano scegliere tra tanti, e J-Ax doveva lavorare con delle voci crude. Sì, insomma, eravamo le scelte più difficili da fare, da portare. Ovviamente i team erano già carichi, pieni delle voci iniziali, e quindi avevano già preso i timbri prescelti, e quindi sono arrivato in un momento più scomodo rispetto agli altri, insomma. Allora, provieni da The Voice, ma hai fatto anche altri talent. Il genere che fai tu, io voglio dire, l'ho anche postato su Facebook, lo avete sentito, è molto stile James Taylor. Io parlo anche, sono uno degli anni 70, anni 80. Beh, certo. Cioè, James Taylor e Amy Z, parliamo di Kate Carradine, quindi, oppure voglio dire, tante canzoni, John Denver. Sei un po' Nashville tu, anche come abbigliamento e anche come capigliatura. Beh, diciamo di sì, anche se poi il Nashville è iniziato, come hai detto tu, tanti anni fa. Adesso ci siamo un pochettino cambiati, però sì, prendiamo da quello, insomma, partiamo. Che c'entra il jazz nel tuo genere musicale? E che c'entrano i Maroon 5? Beh, diciamo che il jazz in sé per sé, se tu lo prendi così, non c'entra niente, però se lo metti... C'ha tanti figli il jazz. Sì, insomma, sì, il jazz, il country, il pop rock, li uniamo tutti, anche il rap, insomma. Ecco, più ne ha più ne metta. Ecco, però il problema è che dei giovani di adesso, mi dicevano anche degli amici di Sjockey, è che tutti vogliono imitare Ligabue. Ecco, nel tuo caso non è così, perché fai un pop melodico rock, ma molto inglese. Sì, sì, assolutamente. Quindi Ligabue è un grande artista, ovviamente, però io vado, come detto, più sul pop rock melodico, insomma. C'hai un punto di riferimento, cioè il punto di partenza della tua musica, che quando avevi 10-12 anni hai detto: questo è quello che voglio sentire, questo è quello che voglio fare. E vivi in una città che viveva di Pino Daniele, che viveva, vive anche di Gigi D'Alessio, perché no? Perché vive di grandi Neapolitan Power, no? Abbiamo una grande tradizione. E allora? Certo, diciamo che non ho proprio un punto principale, ho voluto fare questo fin da bambino perché mi sono innamorato di questo, insomma. Poi crescendo, ovviamente, ci sono stati vari cambiamenti e ho potuto vedere vari artisti come Maroon 5. In diretta di nuovo con Mattia De Simone, e abbiamo promesso agli amici ascoltatori che ci ascoltano in questo momento, io ti faccio una presentazione vintage, perché poi sei un bel personaggio, nel senso che non piaci solo per la voce o per come canti, ma piaci anche per come sei tu. No, voglio dire, lo so, perché per strada si sono fatti le fotografie con te salendo, e allora ho dovuto fare spazio, ragazzi, devo andare in diretta e abbiamo perso mezz'ora per questo. Vabbè, e allora Mattia, che ci fai sentire? Counting Stars di One Republic. Ok, allora ti faccio la presentazione classica, tu dici il nome del brano e io ti annuncio. Perfetto, Counting Stars, One Republic. Signore e signori, Mattia De Simone. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, saying no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
me this life like a swinging vine. Swing my heart across the line and in my face is flashing signs. Seek it out when it shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we told. And I feel something so right, doing the wrong thing, yeah. And I feel something so wrong, doing the right thing, yeah. Oh, I couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie. And everything that kills me makes me feel a lady. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, oh. Say no more counting daughters, we'll be counting stars. Lady, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. And take that money, watch it burn, sing in the reef, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the reef, the lessons I learned. Ehi ragazzi, Mattia De Simone suona e come suona, canta e come canta. Mattia, c'hanno ragione allora quando si strappano i capelli quando sei in giro? Beh, non lo so, insomma, li ringrazio. Grazie, insomma. Di chi è il brano? Questo è The One Republic, Counting Stars, uno dei miei preferiti. Ecco, appena siamo arrivati, che ti ho strappato alle mani di queste sgallettate strombazzanti, le ragazzine che erano però te la smalirti, ci hanno chiesto dove si compra il tuo CD. Il problema è che non c'è ancora il tuo CD. Beh, il problema sorge ora, insomma, lo stiamo un attimino creando e ci sarà un CD, insomma, un bel singolo. Al più presto, insomma. Casa discografica, avete già pensato? Beh, più che ci devo pensare io, ci devono pensare loro, però però bene o male, insomma, c'è l'idea di farlo. Sì, ci sono tutti i presupposti. Allora, esperienza di The Voice, quanto abbiamo ancora? Un minuto? Ce la facciamo? Ci abbiamo un minuto e qualcosa. Allora, l'esperienza di The Voice, che cosa ti ha insegnato? Che la strada è tutta in salita? Che la strada è tutta in salita, ma che appena arrivi sulla cima la vede, il panorama è bellissimo, insomma. Quindi arrivati lì su quel palco, trovarmi di fronte quello che ho trovato è stato bellissimo, un bel panorama da rivedere. Senti, ma ecco, il problema delle gambe, ti tremavano, hai avuto poi la faccia tosta di affrontarli, che è successo durante l'esibizione? Beh, tremavano quando sono entrato, insomma, non si sentiva nessuno, neanche una mosca, sentivo il rumore delle mie scarpe, quindi i primi 10 secondi sì, tremavo come un bimbo, insomma. Però poi dopo sono partito, l'adrenalina, insomma. E le parole di J-Ax sono state, che Noemi incalzava, diceva: ehi, oh, guarda che come suona, guarda che suona, tira, butta, getta le mani, come canta. E poi anche un bel ragazzo, J-Ax diceva: oh, io gli devo insegnare, mica devo limonare. Bravo J-Ax, complimenti. Però è così? Ci ricordiamo perfettamente le parole. Sì, è così, come dici te. E niente, ringrazio Noemi, anche J-Ax. Ovviamente io non avrei limonato con J-Ax, con tutto bene. Certo, però, vorrei vedere. Insomma, però lo salutiamo anche a lui, quindi grazie mille. E sarà per la prossima volta, vi incontrate sullo stesso palco. Ormai non limoniamo, però suoniamo, insomma. Certo. E allora, abbiamo terminato con quest'altra parte, poi rientriamo negli ultimi 10 minuti, sempre con Mattia De Simone, magari è il tempo di cantare un'altra canzone. Allora, i tuoi progetti futuri intanto? Sì, i miei progetti futuri ora sono serate, insomma, dove mi capita di stare. Sarò presente il 9 e il 10 settembre al Maschio Angioino, al progetto Bonsoiré. Ah, quindi, no, perché c'ho un'amica mia che è presente al progetto Bonsoiré. Vabbè, non sì, faccio il nome perché non so se lo posso fare. Non lo facciamo il nome al progetto, insomma. Il nome Bonsoiré, al progetto, Bonsoiré. Bonsoiré è un nome di un LP di Pino Daniele uscito nel 1987, lo ricordiamo. Beh, Bonsoiré si chiamava. Bonsoiré. E allora, che ci fai sentire adesso? E ora vi faccio sentire una canzone di Maroon 5 riscritta completamente da me in italiano. Perfetto, allora, Mattia De Simone con un brano di Maroon 5. Silenzio assoluto, ovviamente, religioso silenzio, e ti ascoltiamo. Religioso. Religioso, ovviamente. Cade la pioggia mentre ti chiamo. Ho speso tutto quanto per te.
È difficile ricordare cosa eravamo io e te. Vedevo poi quelle foto e tu non eri con me. Dicevi è troppo tardi, non troppo per riprovare. E nel tempo che abbiamo speso è finita poi così. Eri la mia luce, anche la voce. Senza di te sono immobile. Era il nostro tempo, non ci sei più, non ci sei più. Cade la pioggia mentre ti chiamo. Ho speso tutto quanto per te. Dove sei andata? Sei sparita dal futuro mio. Perché se le favole esistessero ti starei ancora abbracciando. Ma purtroppo non esistono. No, no, non le ascolterò mai più, mai. È un altro giorno, se ne va. Io ti cerco ogni posto, dico dove sarà. Vorrei vedere un altro panorama insieme, che ti ricordi le vacanze sulla neve. E ti sento più lontano, quando volevo solo tenerti la mano e camminare insieme, stare bene. Dimenticarci tutto di quelle fotografie rimaste lì nelle retrovie, dimenticate, sorpassate, eliminate. Ma non da me, perché io volevo solo un po' d'attenzione, solo un po' di comprensione. Ma ormai sei andata via da me, perché I'm mad faithful. Yeah, all of my change I spent on you. Where have times gone? No, no. Where are the plans we made for two? Se le favore esistessero ti starei ancora abbracciando. Ma purtroppo non esistono. No, no, non le ascolterò mai più, mai.